Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Salve a tutti, bentrovati a tutti gli spettatori. Ci troviamo a Villa Mauriello perché? Perché praticamente c'è la presentazione del nuovo disco di Angelo Angelino, Non Me Può Fermare. Veramente un grande disco, tanta gente, tante radio, tutte persone che lavorano praticamente per questo grande artista, perché è un artista umile, canta bene, e ringraziamo tutte le persone che in questo momento si trovano proprio in questo ristorante Villa Mauriello. Tutti amici, tutti parenti, ma tante TV, ovviamente tante radio, proprio per applaudire, per onorare proprio la presenza di questo grande artista, Angelo Angelino. Voglio ringraziare il papà, la mamma, ma tutte le persone che praticamente si trovano qui, perché è una festa familiare, una festa colorata, una festa tra amici. Non Me Può Fermare, signore e signori, Angelo Angelino. Tra poco andiamo a intervistare un po' le persone che si trovano in questo locale, ristorante Villa Mauriello. Per Movida Television, Renato De Carmine, number one. Non me può fermare, non resto insieme a chi. Ciao Susi Viscardi di Radio Studio M. Ciao Renato, e vabbè, è stato così solo e semplicemente per scherzo, ma sai quanto ti adoro e quanto ti voglio bene. No, ma io non ho scherzato, mi sto facendo vecchio, ho sbagliato, dico la verità. Ma quanto mai, non è vecchio, no, non sei vecchio. Prendiamo due parole per Angelo Angelino. Angelo Angelino comunque innanzitutto effettivamente è un bravo artista e sa quello che vuole e quello che vuole fare. Complimenti. Grazie. A te, Anna Maria Viscardi, che cosa ne pensi di questo ragazzo? Che è un ragazzo umile e che sicuramente il pubblico lo apprezzerà sempre di più e imparerà a conoscerlo, perché è un artista ma con la A maiuscola. Ne sono più che certa. E poi al suo attivo c'è una bella famiglia, una bella squadra, un bello team, e l'unione fa la forza. Autore delle canzoni di Angelo Angelino. Arrangiatore. Arrangiatore. Sì. Senti Davide, che cosa ne pensi di questo ragazzo che è veramente molto bravo? Ma Angelo, stai parlando come se fosse mio fratello, un ragazzo che stiamo crescendo insieme musicalmente, umile, un ragazzo che rispetta e... 100-100 anni. E poi devo dire la verità, ogni trasmissione all'arrangiatore Davide Russo, mio amico, mio fratello, mio compagno, è questo. Hai risposto bene praticamente alle sue domande, tu hai risposto. Ti ringrazio. Che bello, che bello, che bello, con un autore, cantante, il mio carissimo amico Piero Palumbo. Ciao Piero. Ciao Renato, ciao a tutti gli amici, e siamo qui per onorare il nostro amico. Il nostro amico artista, che è un artistone per me sinceramente, ma sai da quanti anni lo conosco? Da quando era un adolescente, 14-15 anni, lui fece il suo primo disco e io gli scrissi tre brani che poi sono conosciuti, con la 500, bella quella canzone, molto bella, e da lì è nata ed è ancora oggi una grande amicizia. È venuto da noi alla Zeus da Palumba April, ha detto ragazzi ma da 12 mi ci ha dato almeno una canzone di Palumba April. Che bello, vabbè, ma tu oltre che tu meriti tanto, sei un grande autore, grande cantante, sai fare un po' di tutto, diciamo. Piero Palumbo, io ti conosco da una vita, però sto ragazzo penso che andrà avanti, dice la verità Piero. Sì, sicuramente, perché io l'ho visto veramente, ti ripeto, l'ho visto crescere, ho visto una crescita anche musicale, artistica, vocale, quindi veramente gli faccio in bocca al lupo, perché ma poi conosco la famiglia, sono delle bellissime persone. Ma poi diciamo, Piero Palumbo non è che solo bravo come autore ma anche come cantante, perché mi ha dimostrato, oltre che io lo conosco da una vita, siamo stati insieme a Qualiano per una gran bella festa, non mi ricordo, Halloween, la festa Halloween. No, era il 30, aspettando il Capodanno. Aspettando il Capodanno, praticamente tutti i successi, oltre i suoi successi, tutti i successi delle canzoni che ha scritto, sì. Quindi è una bella cosa. Sì, è molto bello, infatti mi chiedono ancora, Piero, ma come tu, il canzone te canto tu? Invece io dico, oltre che le canto io, ma mi fa piacere, diciamo, scrivere anche per gli altri artisti, dai più piccoli ai più grandi. Grazie Piero Palumbo, sei un number one come Angelo Angelino. Piero Palumbo, autore, cantante, un po' di tutto, lui vale, vale. Basta mai, è sempre poco che...
Per Movida Television due grandi amici, è un'agenzia, è un grande, vabbè, lui è un grande, oltre che è anche lo zio del nostro, il nostro Mario Ribello, è lo zio di Angelo Angelini, è vero Mario Ribello? Chi è Mario Ribello? Chi è che non conosce Mario Ribello? Grande manager, è stato di D'Alessio, ma di Ciro Riggio, tutto quanto conoscono, tutto l'odio di Napoletà. Ciao Mario, buonasera, come stai? Buonasera, buonasera a te Renato, sto bene, adesso sto meglio perché sto in famiglia, sto con mia sorella, mio cognato, che è la mamma dell'artista, mia sorella. Io mi trovo qua, è per famiglia, è perché sono un operatore dello spettacolo che tu sai. Tu sei una bella persona. In compagnia mia c'è il grande Maurizio Barbieri, abbiamo fatto un bel tavolo. Che ne pensi di questo Angelo Angelino? Allora, io prima cosa voglio spendere due parole per questo ragazzo, perché è un ragazzo molto umile e molto educato, che oggigiorno manca, non voglio dire altre cose, dico solo questo, è un ragazzo molto educato, è molto umile e può entrare benissimamente, fa parte di una famiglia. Grazie Maurizio Barbieri. E la tua compagna, come si chiama la tua compagna? No. Io la conosco la tua compagna, è una bravissima persona, Mena. Che ne pensi di Angelo Angelino? Come ha detto Maurizio, è un ragazzo umile, poi già canta da tanti anni, quindi 10 anni, quindi sta già nell'ambiente da, e farà sì. E spazio ai giovani, io dico sempre. Bella, bella, bella risposta. Spazio ai giovani, perché lui è giovane. Ragazzi, io vado di là, vi ringrazio. Buona cena. Ma già avete mangiato, Mario? Già avete mangiato? Stiamo mangiando adesso. Stiamo consumando. Volevo dire ancora qualcosina rispetto ad Angelo Angelini. Mio nipote, però, adesso parliamo artisticamente. Angelo Angelini è uno che merita di stare in questo ambiente. Una voce pulita, un bravo ragazzo, principi sani. È uno che canta. Ebbene. Signori, se possiamo, Angelo Angelini. E ci sarà anche ovviamente il tuo aiuto, perché sono zio. Sicuramente, sicuramente. Signore e signori, con due grandi amici, cabarettisti, sono veramente number one. Uno si chiama Savio Cavalli e un altro si chiama Enzo Guida. Va bene così, Savio? Sei un grande. Io scherzavo, perché tu devi sapere che io e questo signorino abbiamo iniziato negli anni 80, facevamo i disc jockey, io e lui. Musica rap, giravamo dischi e tutto. Non ci hanno mai milinciato, per ammettere, mai. E Idanda mi chiamava Savio Cavallo, perché era ecco, solo io. Allora è giustificato. Sì, lo sto giustificando a mio fratello. Savio Cavallo, bravo. Renato, non sbagli, si è ricordato talmente che è stato bello il nostro passato, lui lo tiene ancora in mente. No, è vero, sono contento veramente. Enzo Guida, avete fatto veramente una bella coppia, lui è anche un grande professionista, presentatore, e lui fa un po' di tutto, Enzo Guida, è vero, hai scelto bene? O lui ha scelto bene te, tutti e due, dai, è un bel connubio. Ci siamo scelti a vicenda, però io sono contento perché sto facendo un'esperienza nuova, per me il cabaret è tutta una novità, io vivo di sensazione, vivo di... Ti piace? No, vivo di emozioni e questa è un'esperienza nuova che mi dà delle grandi emozioni, quindi lo ringrazio per aver accettato la collaborazione mia. Vabbè, siete due brave persone, siete professionisti e questa è la cosa importante. Però parliamo un po' di questo Angelo Angelino, prima Enzo e poi a te Savio. Sì. Allora, io come diceva il grande Albert Einstein, non calpestare mai l'erba che cresce. In ogni bambino si può nascondere un potenziale Einstein. Quindi i giovani ben vengano a fare questo nel mondo degli artisti, perché in ogni ragazzo si può nascondere un potenziale Michael Jackson. Ecco, io questo è l'augurio che faccio ad Angelini. In bocca al lupo. È che la carriera ti sia veramente di grande soddisfazione, che ti dà finché arde la sacra fiamma dell'arte dentro una persona, il successo può tardare ma arriva, e mi sembra il caso di Angelina, perché arde in sé la sacra fiamma dell'arte. Quindi Angelina, in bocca al lupo, che crepi il lupo, glielo dico io. Che bello, veramente grande Enzo Guida. E vediamo Savio Cavalli, che cosa dice? Renà, ma io Angelo Angelino, ti dico la verità, io l'ho visto nascere artisticamente e ho sempre creduto in questo ragazzo, prima perché caratterialmente sono delle bravissime persone, non hanno proprio pigliato di me, quindi state tranquilli, già è garantito. Poi il papà è un'ottima produzione, e poi volevo parlare riguardo a questa serata, ha invitato dei grossi professionisti come te e tutto il resto, e ha scelto proprio questa sera il cabaret di Savio Cavalli e Enzo Guida per animare un po' questa serata, a parte
anche la grande animazione del nostro number one Renato. Grazie, grazie. Siete molto cari, 100 euro per te e 100 euro per Enzo Guida. Grazie ragazzi. E allora, signore e signori, qua veramente si sta bene. Poi con Angelo Angelino ci abbiamo un grande amico, che è questo amico tuo? Vi presento il mio manager Gianni Valentino, per chi non conoscesse. È un grande Gianni. Sono lieto Renato, io sono felice che voi siete qua con noi questa sera. Abbiamo voluto fare un po' una cosa più particolare per riunire un po' gli amici nostri che ci vogliono bene. E io ne sono fiero perché vedo tantissime persone che fanno. Hanno risposto all'invito di Angelo Angelino e del papà. E questo ci rende molto. E chi non è venuto li salutiamo lo stesso, perché noi stiamo mangiando bene. Anche il mangiato, no? È importante che tu sei qua con noi. Ho visto Mario Guida, Uri Bell, Enzo Guida, Uri Bell, Savio Cavalla, amico mio, Maurizio Barbieri, poi ci sta Radio Studio M, ci sono tanti nostri amici e ne sono là. Cosa dire di Angelo Angelino? È una persona che io voglio bene tantissimo, è uno che il disco lo fa a casa mia. E poi è molto professionale, ci studia sulle cose. Questa è uno può dire quello è pipì, ma il pipì è importante per me. Questo è importante, me ne possono dare atto perché ci sono dei veterani del nostro mondo musicale. È uno che è preparato, comunque che non è importante, non è fare 500 cose, l'importante farle bene, una farla bene. È fare il professionista, sapersi comportare, farsi volere bene dal pubblico, che poi che ben venga. Che bello, che bello, che bello, io mi trovo con Pierino, è un grande personaggio, è il papà del nostro Angelo Angelino, sono veramente fiero di tuo figlio perché canta bene o no? Sì. Ah, finalmente sì, Ait, perché lui non gli piace parlare. E poi abbiamo il grande editore di una grande emittente, la prima in Campania, Partenope per TV. Ciao Angelo. Salve, un saluto a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Siamo qui per omaggiare Angelo Angelino, un ragazzo diciamo che oltre a essere un bravo artista è un bravo ragazzo, questa è la cosa principale. Quindi questo ragazzo farà sicuramente tanta strada perché canta bene, Angelo. Certamente, è un bravo cantante, il padre lo segue molto bene, è un ragazzo che si promoziona bene, quindi sicuramente farà strada e rimarrà nella storia della canzone napoletana. È un ragazzo che anche che sta sempre sulla nostra emittente, noi lo vogliamo bene, lo trattiamo diciamo come un figlio, perché merita la nostra stima e poco in napoletano. Angelo Angelino, sapeva cantare, Angelo, tu ne capisci di queste cose? Sì, certamente, poi si affida anche a dei bravi arrangiatori, dei bravi autori, poi diciamo che diciamo, è stata una nostra creatura, ha partecipato al Festival Partenope, si è classificato terzo al Festival Partenope con una bella canzone che poi ha dato il titolo a questo nuovo CD. E poi diciamo ancora una cosa, per quanto riguarda, noi abbiamo fatto anche un tipo di lancio dei ragazzi più messaggiati per quanto riguarda il Festival Partenope, lui è stato il primo, ti ricordi questa sì, cosa? Sì, tra gli emergenti si è classificato al primo posto. Quindi sì, è una bella cosa di Angelo Angelino. E io voglio chiedere almeno una cosa al nostro Pierino, tuo figlio è una bellissima persona come te, ma io sono convinto farà tanta strada o no? Sì. Merita? Sì. Tu lo segui tanto, perché lo segui? Lo seguo sempre. Perché lo vuoi bene? Lo voglio bene. Perché canta bene? Canto bene. E questa sera noi dobbiamo ringraziare a qualcuno, a chi dobbiamo ringraziare? A tutti. A tutti. Che bella risposta mi ha dato Pierino, mio grande amico. Grazie ovviamente Angelo Ciro, editore di Partenope TV. Grazie Angelo della tua bella. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Quindi adesso noi ci fermiamo un poco con Pierino e ovviamente Angelo di Partenope TV. Perché mai? Perché ci gustiamo questo gran bel concerto, questo nuovo disco di questo grande personaggio che si chiama Angelo Angelino. A frappè, Movida Television, number one. Affondando ricordando, mentre sul silenzio fa rumore, passa gli studi e mi rompino. Io versando di solo ma non ho trovato, io cantando giorno senza parola, e respiro non ti conosco, chissà se stai morendo d'ora. Non mi è capito, ho perso il mio mondo.
Thank you.
Sempre per Movida Television, che bello, veramente una gran bella esibizione quella di Angelo Angelino qui a Villa Mauriello. Ringraziamo tutti gli addetti ai lavori, tutte le persone che hanno lavorato per questo grande personaggio, anche il papà, la mamma, gli amici, i familiari, Movida Television, le radio, tutto, 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 tutto. E non mi può fermare, questo è il titolo di questo gran bell'album. Io tra poco vado con Angelo Angelino perché veramente ha fatto un grande... Angelo, vieni qua, io ti voglio intervistare, eccolo qua. Angelo Angelino, veramente un gran bel CD, grazie veramente di cuore di questo tuo invito a me, Renato De Carma, Movida Television, ma in nome di tutti quanti, perché è stata veramente una bella festa. Grazie Renato, io a nome mio e a nome della mia famiglia comunque ringrazio tutte le persone che sono venute questa sera ad onorarmi e diciamo che sono contento per come sta andando la serata, poi magari ci ribecchiamo proprio qui, va bene? Sempre per Movida Television qui a Villa Mauriello per la festa di Angelo Angelino per il suo CD, ovviamente l'etichetta la Mea Sound. Io vado con Andrea, da Andrea che è veramente una bella persona, e poi Tano, e poi c'è anche la mia amica Anna Maria Live. Ciao, buonasera. Allora ragazzi, grazie, grazie, gentilissimo sempre il nostro Andrea, li voglio bene perché sono delle persone umilissime, dico sinceramente la verità. Quindi è iniziato questo gran bel rapporto con Angelo Angelino, vero? Sì, una prima esperienza che abbiamo, diciamo, aperto l'anno con lui. Come abbiamo detto prima, abbiamo anche inaugurato un nuovo logo, non so, lo metto qua che si può fare una prima, un'anteprima. E poi non so se hai avuto modo di sentire le canzoni, penso. Ma io lo conosco da una vita, meritano veramente, anche per quanto riguarda gli arrangiamenti, la vostra etichetta è molto professionale. Ringrazio. Questo è importante, questo è che poi io vi conosco da una vita, dalla buonanima del vostro papà, un angelo del cielo che è stato un grande, ha lasciato un fiore all'occhiello a due grandi personaggi. E vado subito. Vai. Tano, da quando non vuol parlare, sì, dopo con Anna Maria, è una collega. Tanio, io perché lo chiamo sempre Tano, non so perché. È siciliano, dai Tanio. Allora Tanio, io vado su di te. Allora che cosa ne pensi di questo ragazzo? Ma io già mi sono espresso prima, trovo Angelo, a parte professionalmente, un ragazzo veramente molto umile. E noi, la nostra etichetta è molto aperta alla musica giovane. Angelo credo che la rappresenti nel miglior modo in questo senso. Bravo Tanio. E tu Anna Maria Live, che cosa ne pensi di questo ragazzo? Ma io ho avuto modo di presentarlo in più cerimonie e ti dico la verità, rispecchia proprio il suo stile anche quando si esibisce. Un ragazzo molto umile, e simpatico e serio. Io gli do tanti tanti in bocca al lupo e tanta strada. Diciamo che è un ragazzo semplice, sa cantare, poi lo vedo molto professionale, sceglie bene gli autori, gli arrangiatori, le etichette, questa è una cosa che... Fa bene, no? sì, fa allora, bene. Che cosa spendiamo? Un'ultima parola per questo ragazzo. In bocca al lupo. Sì, in bocca al lupo, vai. Felicità e tanto lavoro. Per Movida Television, veramente una gran bella etichetta, la Mea Sound, grazie praticamente a Andrea, a Tanio, non sbaglio stavolta, a Tanio e Anna Maria Live, collega del Number One Renato De Carma. Ciao ragazzi, grazie Movida Television, questa è un'etichetta Number One. Tutto bene Angelino? Bravo, tutto bene? Io sono venuto in Italia prima per sentire l'inauguration del tuo disco e poi per chiedere qualcosa di soldi al tuo padre, per comprare le bombe nucleari. Piero Angelino, facciamo un applauso. Buonasera Guido. Buonasera Presidente, è un onore averla qua. Come ha trovato la nostra città? Ambres Ambres. No, nel senso, come ha trovato? Le è piaciuta? Bello, meglio, però ho avuto un piccolo problema. Quale? Praticamente mia moglie, che è la zuccolona, naturalmente che... Te lo dice lei? Sì, fate cazzo tu, io ti dico a mangiare la mia zuccolona. E arrivo, preparo la sede che c'è domenica, ha già bavissimo tempo. Allora, mia moglie non mi ha messo la microspia, Valentino, ma ha detto un cane. Un cane? Un cane, yes. O cane si chiama Pippo. Ah, bello. Pippo. A Piazza Dante Napoli ci ha portato a fare o pipì o cane. E bella e buona se ne fiuto tuo cane. Oddio mio. Yes. Io allucavo per tutta ferrovia, Pippo! Pippo! E correva dentro il cane, Pippo! E subito drogata il presidente, Pippo pure, ma non do un cazzo a nessuno. E capito? Grazie a Italia, grazie. Oh,
Thank you.
Per Movita Television è veramente stata una gran bella festa, non mi può fermare. E chi ha fermato questo grande personaggio? Angelo Angelino. Ci siamo veramente divertiti. Grazie Angelo della tua disponibilità, della tua bella festa. Oh, grazie a te Renato e grazie allo staff di Movita Television e grazie a tutte le persone che questa sera mi hanno onorato della loro presenza. E che dire, è stato un piacere per me essere qui innanzitutto per tutti coloro che diciamo sono entrati a far parte di questa festa e mi fa piacere che sia stato di gradimento il disco e come mi auguro che sia di gradimento a tutto il pubblico che ci segue sempre. Sì, veramente ci hai fatto veramente una gran bella performance, siamo stati contenti e poi stasera devo dire sinceramente la verità carissimo Angelo Angelino, eravamo in famiglia, era tutta una famiglia unita e questa è la cosa importante. Ovvio, per questo ho invitato le persone più importanti, le persone che più vogliamo bene, quindi siamo qui proprio in famiglia perché abbiamo fatto proprio una cosa strettamente familiare, oltre che comunque abbiamo invitato amici che comunque fanno parte del nostro ambiente, tipo organizzatori, abbiamo invitato le radio, le televisioni, le persone che mi hanno onorato della loro presenza meritano la mia stima e il mio rispetto come l'ho sempre dato fino ad oggi e lo continuerò a dare come... E poi diciamo hai scelto veramente una bella location, Villa Mauriello, complimenti esatto. Anche per la location che un tu hai ringraziamento scelto. Fortemente va al... Luigi titolare. Al Mastro, lo chiamo Mastro, Mastro Luigi, ma Mastro Luigi del complesso Giorni Felici che... Vai Villa Mauriello. Villa Mauriello, vai complesso Giorni Felici. Correggo su questo perché ne sono informato perché facciamo tutte le feste qui. Quindi un grande abbraccio veramente di cuore a tutto lo staff di Villa Mauriello. E poi vedo una bella cosa perché la dobbiamo inquadrare in chiusura, una gran bella torta, Angelo Angelino, non mi può fermare, il titolo del suo nuovo capolavoro, grazie veramente. La foto della copertina del disco, quindi e allora noi, ringraziamo anche ovviamente la Mea Sound, sì, sicuramente. Che è l'etichetta del mio sesto lavoro discografico, grazie a loro abbiamo portato questo lavoro in tutti i negozi di dischi e sui digital store che potete acquistare e poi ovviamente potete acquistarlo anche in tutti i negozi di dischi per quanto riguarda il formato fisico del disco che consiglio sempre perché è una bellissima cosa, un prezzo modico, non lo dico perché comunque dovete andare nei negozi per scoprirlo, quindi compratelo perché è un prodotto fatto per bene e ringrazio ovviamente gli autori che ne hanno fatto parte, in particolar modo il mio manager Gianni Valentino e poi ovviamente il mio grande arrangiatore che è per me è diventato un fratello in questo percorso ma anche nei percorsi precedenti perché ho scelto di nuovo Davide Russo perché si sa, squadra che vince non si cambia e io non ho cambiato. E poi ringraziamenti totali praticamente al tuo papà Pierino, alla tua mamma, alla tua bella famiglia che stanno sempre con te e questa è una cosa bella, una famiglia unita, sempre più forte, sempre più grande. Il nuovo CD di Angelo Angelino non mi può fermare, ma chi lo ferma? Per Movida Television, grazie da Renato Di Carmine e Angelo Angelino. Grazie a tutti. Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.